Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere assieme la nuovissima Wheeler Filante. La Wheeler Filante si colloca tra la 110 Pro, ovvero il modello Ario, e la Wheeler Zero SRL. Lei sta proprio in mezzo a questi due modelli. Si può vedere che c'è stata moltissima attenzione sull'aerodinamica. Hanno fatto dei tubi più arrotondati. Questo gli ha permesso di ottimizzare gli spessori e la quantità di resina all'interno della fibra di carbonio, al fine proprio di farla più leggera ma comunque tanto aerodinamica. La forma arrotondata può aiutare anche all'aerodinamica, perché il vento soffia da diverse parti. Questo favorisce di molto la resa aerodinamica in diverse angolazioni, cioè cambiando angolazione il telaio continua a mantenere le sue caratteristiche aerodinamiche. La forcella ha gli steli più larghi, questo aiuta sempre a ridurre le turbolenze nella parte frontale e aumenta di molto la resa aerodinamica. Wheeler ha eseguito proprio degli studi e hanno capito che più spazio c'è tra la forcella e la ruota e più aumenta la resa aerodinamica, e questo ci farà avere meno turbolenza, aiutati anche dal carro posteriore che risulta idealmente allineato con quello anteriore. Difatti, se guardiamo bene la bici davanti, non vediamo neanche il carro posteriore, così l'aerodinamica aumenta ancora di più. Parlando sempre della forcella, la parte sinistra dove si trova il freno disco è rinforzata rispetto a quella del lato destro. Il peso del telaio è di solo 90 grammi maggiore rispetto a quello di Zero SLR. Per arrivare a questo, Wheeler ha dovuto usare la stessa fibra di carbonio e la stessa resina, il Liquid Crystal Spoiler, che consente di assorbire meglio tutte le informità che troviamo nel terreno. Con i tubi arrotondati sono riusciti anche a usare meno materiale, e quindi questo è servito per mantenere un peso più basso, levando tutta la resina che c'è in eccesso. Il manubrio montato è il nuovo Wheeler Filante, manubrio integrato. Ci sono disponibili 6 diverse taglie e di manubrio altre 5 taglie. Queste assieme possono avere 240 diverse combinazioni di taglie differenti. Ci sono 3 colori, il rosso, il grigio e il nero opaco, con dei richiami di rosso e bianco. Anche lei, come la Zero SRL, la troviamo solo con gruppi elettronici e freni a disco. Il telaio pesa 870 grammi e la forcella 360. Il peso totale della bici, in base all'allestimento, varia, però è di all'incirca 7 kg. I prezzi partono da 8.200 euro con la versione Shimano Ultegra. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, lascia un bel like e iscriviti al canale per vederne degli altri. Qui in centro troverai l'iconcina per iscriverti e troverai la playlist chiamata Biciclette per vedere altri video simili. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima!